Le voci sul probabile allenatore del Crotone continuano a tenere banco. Nomi che vanno, nomi che vengono, nomi ad un passo dalla firma. Il solito sito internet specializzato in calciomercato, per esempio, dà ancora in vita i contatti tra Azzorri ed il Crotone, legato sino a lunedì prossimo, giorno in cui farà sapere le sue decisioni. Lo stesso Azzorri è dato anche molto vicino alla regina di Foti, ma le sue decisioni sarebbero sempre blindate e imperscrutabili. In ogni caso c'è tempo per una sicura e definitiva risposta. È meglio avere cautela e far ricadere la scelta su un allenatore deciso a sposare la causa del Crotone piuttosto che avere fretta correndo il rischio di sbagliare, un errore che il Crotone non potrebbe permetterselo. Il Milan Club 1984 Tonino Rizzo di Isola Capo Rizzuto ha festeggiato il 25° anniversario. Ospite d'onore la Coppa Intercontinentale vinta dal Milan nel 2007. Siamo col presidente nazionale Milan Club, festeggiare i 25 anni qui a Isola Capo Rizzuto nell'anno che ahimè purtroppo, te lo dice un milanista ad hoc, i cugini hanno vinto tutto. Non è bello, però è bello sempre esserci, perché il Milan è una squadra destinata a vincere in ogni caso. Certo, e così lo ricordiamo. Prendiamo spunto dei 25 anni per ricordare che la nostra ultima Coppa è datata 2007, non 45 anni fa. Difatti. Lo festeggiare insieme, stare insieme. Difatti su questo sono pienamente d'accordo. Poi tra l'altro c'è da aggiungere un'altra cosa, che il Milan sta puntando ai giovani, si sta ricreando come una squadra importante, e del resto lo deve fare perché purtroppo siamo destinati a vincere. Certo, siamo destinati a vincere. Il dirimpettaio poi quest'anno ha vinto tutto, quindi dobbiamo per forza rifarci. Poi il Milan non è solo questo, perché noi come Milan dobbiamo distinguere l'Associazione Italiana Milan Club e Milan legata al Milan, però noi siamo un'associazione che curiamo il tifo organizzato, curiamo il loco, il club, il vario coordinamento regionale demandato a me, cerchiamo di fare questo tipo di manifestazione, festeggiamenti, essere presenti sul territorio laddove si è come club, cercare di dare un'impronta, fare ciò che statutariamente ci viene un po' demandato, quello associazione di volontari, tutto ciò che si può fare per far sì che sul territorio si è presente e si dice che il Milan Club non è solo calcio, bensì è tutto un contorno. 25 anni vissuti intensamente, non come i cugini che hanno aspettato 45 anni, anche di più forse, per rivincere una coppa. In 25 anni l'Isola Capo Rizzuto ne ha vinte tantissimo, 7 se non vado errato. Come ben sai, abbiamo ben festeggiato in questi anni, ahimè quest'anno un po' particolare per i nostri cugini, però siamo qui, il Milan esiste sempre, è una delle realtà al mondo più titolate, quindi speriamo che con i futuri acquisti, con le nuove realtà possiamo un po' riprenderci la vecchia gloria che abbiamo. Con lei cerchiamo di capirne di più di questo club, qualche nozione in merito alla sua storia. Allora, il nostro club nasce nel 1984, ma le prime cose che ci siamo prefissi era, prima di dare immagine, perché il nostro club porta il nome di Milan Club Capo Rizzuto, perché siamo conosciuti in campo mondiale come Capo Rizzuto, e per cui sentivamo il dovere di portare in alto il nostro nome, e l'abbiamo fatto in grossa manifestazione. Siamo stati presenti alla finale di Barcellona, alla finale di Atene, alla finale di Vienna, dove il nostro striscione era presente, ma a rappresentare soprattutto Capo Rizzuto. L'altro era lo scopo di aggregazione, che lo abbiamo fatto in modo esemplare. Abbiamo fatto delle iniziative che ci vorrebbe molto tempo per dire e raccontare, ma la storia si dice che si scrive e non, quindi in 25 anni siamo stati impegnati nel sociale, soprattutto siamo stati impegnati in attività culturale, ma anche in attività sportive. Siamo tra i primi club d'Italia, le dimostrazioni ci vengono non solo oggi dalla presenza, la prima tappa in Calabria per la Coppa Intercontinentale, ma ci arriva anche dalla stima che abbiamo avuto negli anni passati anche dalla società Milan, come essere tra i primi club d'Italia, nonché nel 2002 la presenza del vicepresidente nazionale Gianni Nardi. Poi potremmo parlare di tante altre cose, di manifestazioni che abbiamo fatto.